tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nate Giusi sempre con voi. Cari lovers, benvenuti in un nuovissimo video. Come va la quarantena? Raccontateci. State vivendo bene questo riposo forzato? Direi proprio di no. Comunque, per farvi passare 10 minuti in allegria, eccoci qui a parlarvi di un aggiornamento. Come sapete, abbiamo fatto un video sull'ultima puntata di Amici che ha avuto un discreto successo. Molti sono stati commenti, molti sono stati like, molti sono stati coloro che volevano dire la loro. Allora. E oggi però c'è un aggiornamento, perché Valentin ha scritto delle cose. Ora vi raccontiamo tutto per filo e per segno. Bando le ciance, ciancio le bande. Prego Giusy. Ma sì, Valentina Alexandru, il bravissimo ballerino di latinoamericano, concorrente dell'ultima edizione di Amici, spiega per quale ragione ha deciso di abbandonare il talent. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Durante la terza puntata serale di Amici 2020 è accaduto il putiferio, lo sapete meglio di noi. I giovani allievi hanno dimostrato la loro fragilità, la loro stanchezza, tutto il loro stress è venuto fuori. Poverini questi artistini! Ma sì, perché gli stessi non sono riusciti a reggere il forte stress, appunto, che comporta questa grande macchina mediatica, l'essere sempre costantemente sotto l'esame da componenti quali giudici che non sempre sono all'altezza di giudicare. Ragazzi miei, avete voluto la bicicletta, adesso vi tocca pedalare. Comunque, i telespettatori hanno visto le loro lacrime, i loro lamenti, i loro piagnistei, li chiamerò anche io, Niva addirittura in casetta ha avuto una crisi, anche lei ha deciso di abbandonare la casa. Ma poi perché? Io mi domando perché. È brava, voglio dire, nessuno gli rompe gli zebedei, però vabbè. Salvo poi però cambiare idea e ritornare sui suoi passi. Durante la diretta la giuria ha poi deciso di punirla, sempre nella terza puntata, e mandarla direttamente tra gli eliminabili, senza darle la possibilità di esibirsi, se non che solo alla fine della manche. Ma non solo Niva, anche lo stesso Javier, stanco delle continue offese ricevute da parte del collega ballerino Nicolai, voleva abbandonare il gioco. Il giovane artista al centro della scena non ha retto la situazione. E a questo punto diciamo che Amici si è spaccato in due fazioni. C'è chi, come la Celentano, difendeva la bravura di Javier. Si sa, la Celentano proprio stravede questo ragazzo, lo difendeva a spada tratta. E invece dall'altra parte Vanessa Incontrada non era molto d'accordo, perché sosteneva che Nicolai durante le esibizioni avesse trasmesso più emozioni di Javier. Secondo me sono tutte e due di pari passo. Comunque questa è la mia idea. Sì, diciamo che Nicolai, la sua arroganza lo fa diventare antipatico, ecco, tutto là. Anche perché se sei bravo ci sta, ma se ti comporti così in maniera arrogante, tutta la tua bravura viene dimenticata, viene fuori solo il lato negativo di te, ed è questo, è un peccato. L'umiltà premia sempre, ragazzi, come ve lo dobbiamo dire, l'umiltà è importantissima. Comunque in quel preciso momento Javier ha deciso di abbandonare il gioco. Maria De Filippi ha discusso con la maestra Celentano, bacchettandola sul fatto che lei crede di avere sempre la verità in tasca. Eh sì, mamma mia, ci è andata giù di brutto, la Maria, proprio non ne poteva più di questa Celentano. E la Celentano, vorrei aprire una piccola parentesi, per certi versi secondo me ha ragione, per altri versi secondo me no. È un po' come Nicolai, come i ballerini, voglio dire, anche se ha ragione, si comporta in maniera molto prevaricante, quindi alla fine cadi dalla parte del torto anche se hai ragione. Diciamo che non è un comportamento consono, secondo me. La conduttrice ha poi riferito che se il ballerino non rientrava in trasmissione era costretta ad eliminarlo. Ed ecco che di fronte al rischio eliminazione, pochi attimi dopo il cubano è rientrato e Maria De Filippi ha voluto che Giuliano Peparini spendesse delle buone parole per lui. E appunto dopo le sagge parole del coreografo, Javier ha ricevuto una buona e sana carica di adrenalina. E a questo punto si pensava che tutti i problemi erano risolti e vissero tutti felici e contenti, invece no! Quando tutto sembrava procedere per il meglio, ed ecco che scoppia il putiferio! Sì, perché al momento, come avete visto dall'esibizione tra Jacopo e Valentin, quest'ultimo ha preso la parola per difendere Javier Rojas dalle accuse mosse da Nicolai. Come che si dice Javier Rojas? Sì, perché noi siamo in Spagna, un pochettino lo stiamo mangiucchiando, lo spagnolo. Inoltre, Valentin Alexandru ha riferito che nel programma Amici si dia più importanza alle provocazioni e ai battibecchi piuttosto che alla danza. E ditemi voi se in questo caso non ha ragione.
Dopo tali dichiarazioni, il ballerino rumeno ha riferito che dopo l'esibizione, anche se vinceva, intendeva lasciare la gara. Ed ecco che, Valentini, se fino adesso ti sei comportato in maniera ineccepibile, perché a me piaceva il fatto di Valentini che lui diceva: io non voglio parlare, io voglio danzare. Va benissimo, sta zitto, no, a questo punto dice che dopo l'esibizione, anche in caso avesse vinto, avrebbe voluto abbandonare anche lui il tunnel. Cioè, voglio dire, in questa puntata tutti che volevano abbandonare, e per forza anche la De Filippi dopo un po' si spazientisce, dice: questo se ne vuole andare, ma poi ragazzi, scusa, adesso lo devo dire, io, come molti di voi sapranno, sono stato musicista tanti anni fa, ma non c'era Amici. Magari ci fosse stato Amici quando io suonavo, quando ancora avevo tutti i capelli, ma magari! Adesso, ragazzi, sembra proprio che state sputando nel piatto dove state mangiando. Scusate, ma questo è il mio pensiero. Ma sai cosa dico? Che non saresti stato compreso, perché sei troppo avanti. Ragazzi, volete mettere uno che vi dice queste informazioni? È il Polastro! La signora Costanzo, dopo queste frasi, si è arrabbiata e ha sostenuto queste parole. E adesso vi faccio le parole della Maria. Buonasera, questa è la storia di un regalo. Ah no, scusate, quello c'è posto per te. Dillo te. Sempre rivolgendosi appunto a Valentin, gli dice queste parole: se vuoi uscire, perché vuoi fare la sfida? Ora basta, se vuoi andare puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo, perché so benissimo che Jacopo ci tiene a rimanere. E a me va benissimo che rimanga Jacopo, certo, perché deve vendere i dischi, perché il ballerino non la fa guadagnare. Mi dispiace, penso che tu valga. Potevi vincerla, ma davanti a uno che persino se la vince comunque se ne va. E quella De Filippi prosegue ancora con le sue invettive. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori. Se vi ricordate, Valentini si lamentava un po' perché i professori non erano molto specializzati nel latino e ha preteso, e ha anche ottenuto, un insegnante appositamente per il latino, ovvero Natalia Titova. Sempre rivolgendosi all'allievo gli dice: come ti stai comportando, Valentin? Tu non sei rispettoso nei confronti della tua insegnante e lo sai. Parlo di Natalia Titova, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova Valentin? E in questo momento la De Filippi ha fatto uscire il messaggio che praticamente Valentin criticava addirittura la sua insegnante. Ora, non sappiamo veramente la dinamicità di questa cosa qua, perché sono parole contro parole, ragazzi. Come noi spesso vi diciamo, prima di giudicare i fatti bisognerebbe saperli al 100%. Stando alle parole di Maria, Valentin criticava la sua insegnante addirittura correggendola. Però non è detto che le cose siano andate così. E sempre Maria De Filippi dice: ognuno stia al suo posto. Per me puoi uscire, Valentin, Jacopo ci tiene, è puntuale e non discute mai. E che Jacopo sia un bravo ragazzo, questo siamo tutti concordi. Ma adesso mi attirerò sicuramente l'ira funesta di molti di voi. Ma sbaglio, Jacopino è un pochino un lecchino? Appena, scusate se ve lo dico, eh. E comunque così il rumeno ha abbandonato Amici, salutando i suoi compagni d'avventura, augurando a tutti loro una buona continuazione. E fin qui la storia la sapete. Subito dopo il termine della puntata, non tutti sanno che Marcello Sacchetta, che voi sapete benissimo chi è, uno dei ballerini, ma anche più di un ballerino, cioè praticamente è un personaggio abbastanza importante, Amici, sui social ha espresso tutta la sua delusione per quanto successo durante la diretta. Ed ecco le sue parole. Che delusione questi ragazzi! Mi dispiace, sono sbalordito di come questi ragazzi non diano il giusto valore a una macchina che lavora 24 ore su 24, esclusivamente per e su di loro. Decidere di abbandonare, screditando il lavoro di tante persone, è irrispettoso. È irrispettoso nei confronti di chi si dedica e a chi quel palco lo sogna da sempre. E a questo punto, Marcellino, pane e vino, hai detto una cosa sacrosanta. Ma ecco che dopo 3 giorni di assoluto silenzio, Valentin si è fatto vivo sui social e ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinto a prendere una tale posizione. Si era capito chiaramente, però ecco che cosa dice. Sì, diciamo che Valentin ha voluto fare maggiore chiarezza. Il ballerino infatti ha specificato che 1. Non rientrerà nella scuola di Amici, ma allo stesso tempo spiega di essere felice semplicemente perché è riuscito a fare breccia nel cuore delle persone, le stesse che poi lo seguiranno anche al di fuori del talent show. Scusate, ne sei proprio convinto, Valentin? Sei proprio convinto che quando i battenti di Amici chiuderanno la gente ti seguirà lo stesso? Io ho i miei dubbi, anche se mi dispiace, però ho i miei dubbi. Io me la sparo là, sono convinta che dopo che si è chiusa tutta questa cosa qua,
L'anno prossimo vedremo Valentin ballare ad Amici, così come è successo con tutti gli altri. Così come è successo per Andrea Newell, se vi ricordate, anche lui è stato molto contestato, però ha avuto, diciamo che, un inciucio con la Pepparini, quindi è tutto è tutto magna magna. Comunque, ecco le parole che ha scritto esattamente Valentini sui suoi social. Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare. Ho imparato una lezione di vita. Sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio, il cuore della gente. E io spero che sia così, caro Valentini. Però, scusa se te lo dico, se rimanevi in puntata altre due o tre puntate, magari potevi anche vincere, perché dai, parliamoci chiaro, era molto bravo. Poi lasciamo perdere che la giuria può essere contestata, magari non avrebbe vinto, non certo per mancanza di talento. Però, sei lì, hai fatto 30, fai 31, no? Oltretutto, agli occhi del popolo del web non è sfuggito il like di tale commento alla maestra Titova. Quindi avete capito? E questa cosa ci ha fatto un pochino drizzare le antenne, perché sotto il commento di Valentin, la maestra Titova, che secondo Maria De Filippi è stata contestata per i suoi modi di ballare, per le sue coreografie, dallo stesso Valentin, ha messo un like sotto questo post. Quindi siamo sicuri che la Titova ce l'abbia proprio con Valentin, o magari è stato un po' tutto, diciamo, esagerato? Ad ogni modo, il telespettatore ha appoggiato Valentin in questa sua scelta, ovvero mettersi contro Maria De Filippi. Hai osato, Valentina, hai osato scherzare col fuoco. Ebbene sì, Valentin si è spudoratamente schierato contro la De Filippi e molti utenti del web gli hanno dato ragione. Ora, a questo punto, c'è chi dà ragione a Maria, c'è chi dà ragione a Valentin. Noi siamo equi, non vogliamo pronunciarci, però ve lo chiediamo a voi. Fateci sapere esattamente da che parte state e soprattutto che cosa ne pensate, ma a 361 gradi di tutta questa storia. Bah, io voglio invece dire una cosa, non voglio essere equa. Io dico sempre quello che penso in realtà, nel bene e nel male. Diciamo che posso dire che Valentin era uno di quegli allievi arroganti, perché se vi ricordate all'inizio era anche lui così come Nicolai e Adier, era un po' ribelle. Poi dopo si vede che qualcuno gli ha detto stai bravo, e infatti stava sempre zitto. Però la natura umana prima o poi esce, ragazzi. Io sono più dalla parte di Valentin, perché dice quello che pensa, però magari in maniera sbagliata. Però la verità è uscita fuori. Valentin ha detto: non mi piace che in questo programma si dia più importanza alle chiacchiere che al ballo. Lui vuole ballare, se è poco non vuole le chiacchiere. Quindi io sotto questo punto di vista sono un po' dalla parte di Valentin, perché ha ragione, e un po' dalla parte di Maria De Filippi, perché chi la scavalca o scavalca la sua redazione è giusto che anche lei si comporti così. Quindi diciamo che da parte mia la ragione sta al 50%. Quindi ragazzi, come abbiamo detto anche in un precedente video, anzi vi invito ad andarlo a vedere se non l'avete ancora visto, c'è da dire questa cosa: quando noi giudichiamo i ballerini, in questo caso Valentin, Javier e Nicolai, cerchiamo di non giudicarli solo da una puntata, guardiamo il loro percorso complessivo. Se ci fate caso, da quando sono entrati Amici, ognuno dei tre ha avuto dei momenti di arroganza, tutti e tre. Javier, che si è alimentato definendo la scuola di Amici una scuoletta, Valentin, che a suo tempo aveva da ridire anche lui, Nicolai, che vabbè, che ve lo dico a fa. Quindi alla fine a noi sembra che tutti e tre bravissimi artisti, tutti e tre poi umanamente avrebbero molto 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 da rivedere. Comunque fateci sapere anche voi cosa ne pensate. Ebbene, il video è addirittura d'arrivo. Noi, con questa emergenza che c'è in tutta l'Italia, ma non solo, in tutto il mondo, cercheremo di farvi compagnia nel nostro piccolo, anche con video magari che durano pochissimo. Cercheremo di darvi degli scoop immediati per quanto possiamo, per informarvi di tutto ciò che accade. Proviamo a farli brevi, ve lo dico, perché come al solito noi diciamo: dai, facciamo un videino di 2-3 minuti, poi cominciamo, ci facciamo prendere l'entusiasmo, arriviamo a 10-20 minuti. Scusate, chiediamo venia, la prossima volta, se avete fretta, mettete per due, così parliamo. Ah no, quelle uomini e donne, scusate. E comunque, per chi l'avesse perso, andate a guardare il video precedente di Amici, appunto, dove mostriamo il video nel quale si vede la magliettina che sale, decretando la vincita di Javier, prima che Javier finisse l'esibizione. Andatevelo a vedere, c'è anche lo spezzone del video, e anche lì fateci sapere che cosa ne pensate. Quindi sosteneteci.
Arrivederci ragazzi, grazie a voi noi andiamo avanti perché ci date l'adrenalina giusta. Quindi grazie dei fior e ragazzi mettete un bel mi piace sotto questo video se... Mettete un bel mi piace sotto questo video se vi è piaciuto, registratevi al canale e cliccate la campanella per non perdere tutti gli aggiornamenti e come dice il mio amico Orsetto Panda... Condividete! Grazie a tutti! Ciao Javier! Ciao Maria!